Scuole chiuse nel distretto di Los Angeles, sono passate le 8 del mattino e pesa sulla città una minaccia terroristica credibile. L'allarme è scattato dopo un'email inviata al soprintendente del distretto scolastico. Si tratterebbe di zainetti o altri pacchi o oggetti lasciati in alcuni campus scolastici che potrebbero contenere esplosivi. Intanto le autorità hanno richiamato nei depositi tutti i bus scolastici che già erano in servizio. Abbiamo deciso di chiudere le nostre scuole fino a che non saremo certi che i nostri campus sono al sicuro, dice il responsabile del distretto scolastico di Los Angeles. Un allarme insomma che desta elevata preoccupazione dal momento che il distretto di Los Angeles è il secondo più grande degli Stati Uniti, con oltre 1200 scuole a Los Angeles e in altre aree della California meridionale, scuole che ora vengono perquisite e setacciate. Si tratta di un'allerta senza precedenti negli ultimi 10 anni e che fa seguito all'attacco terroristico di San Bernardino in California di quasi 2 settimane fa.